La Galleria Milesi di Lecco presenta una mostra personale di Pino Deodato, che tra dipinti terracotte orchestra lo spazio avvolgendoci nel suo universo di installazioni e capitoli di un lungo racconto. Curare una mostra di Pino Deodato è stato un po' come entrare dentro alle sue storie. Ci sono artisti che sono in grado di trascinarti nel loro racconto e coinvolgerti in una sorta di tempesta di emozioni. Questo è il caso proprio di Pino Deodato. Il coraggio di un piccolo uomo fragile al cospetto dell'universo che si arma di un'arma speciale, che è la cultura, il bisogno della conoscenza, il senso di ricerca di una verità assoluta che trova nei libri, nelle sue grandi, immense biblioteche, queste biblioteche che ci ricordano ancora una volta la letteratura, la Biblioteca della Letteratura Universale di Hermanès, tanto per fare un esempio, e poi da queste biblioteche via, si vola via. E lui utilizza questo libro anche come una sorta di navicella spaziale, un piccolo UFO per attraversare l'universo. Cerco di raccontare le mie storie dove il protagonista è un omino che racconta la propria vita quotidiana, che di solito è soggettiva, e il compito mio è quello di fare in modo che questo mio racconto, che è prettamente soggettivo, coinvolga lo spettatore. Tutto è essenziale, tutto diventa essenziale, nel senso che tutto ha una funzione, ed è una funzione narrativa da un lato, estetica dall'altro. Le sfere rappresentano i pensierini che ognuno di noi ha e sono quei pensierini che vivono nell'atmosfera, sono presenti nell'atmosfera e sono delle cose che non si vedono ma realmente esistono e io cerco di rappresentarli. E credo che il compito dell'arte sia proprio questo, di rappresentare le cose che ci sono e che non si vedono. Maestro del passato, proprio che non ti abbandona. Beh, Giotto non mi abbandona, poi un altro che sembra contraddittorio, ma che io amo tanto, ho amato tanto, vabbè, tutti i pittori romantici, ma Caspar Friedrich credo che sia in assoluto quello che ho amato di più. C'era questo personaggio da solo, immerso in questo paesaggio gigantesco e spesso e volentieri lo citavano gli altri. Io non lo conoscevo appena e poi dopo ho approfondito un po' ed era vero, ma a volte in modo incosciente, È il credo. romanticismo È che c'è romanticismo. Sì, credo dentro. di essere anche un È un romantico. romantico. Sono un romantico in genere.